bel giardino, cara. Complimenti. Oh, grazie, cara. Vecchia bagascia. Aspetti, cara. Lei deve essere la nuova cameriera. Epifania Doubtfire. Oh, no, cara. Efigenia Doubtfire. Oh, mi scusi. E sono la governante dei figli. Molto piacere. E lei? Gloria Chelsea, la vicina di casa. Oh, la signora Chelsea. Molto piacere. Chelsea. Oh, Chelsea, come no? È l'incomparabile vicina di casa. Miranda mi ha molto parlato di lei. Grazie. Mi ha detto che l'ha aiutata a attraversare quel brutto periodo col suo ex. Oh. Quel mostro. Perché? Tutto il vicinato sapeva che stava tradendo la moglie. Ah sì? La maltrattava ogni sera quando tornava a casa. E sapevo anche che picchiava proprio i figli. Non ho mai fatto una cosa del genere. Come dice, scusi? No, dico, Miranda non mi ha mai detto che la maltrattava. Mi ha detto che si erano lasciati solo per problemi economici. Può darsi, sì, avevo sentito anche di questi problemi. Ma devo ammettere che Dylan è stato veramente cattivo nei confronti della famiglia. Non dica a Miranda tutte queste brutte cose che le ho detto, sa, la vedo un po' turbata da quando si è lasciata. Sicuro. Me lo promette? Ma si figuri, mia cara. Questa è una strada a senso unico. Dobbiamo essere molto discreti. Grazie, cara. Dobbiamo essere molto riservate. Come immagino lo sia con i suoi fiorellini. Oh, le mie piccole, adorabili creature. Vorrebbe avvicinarsi? Oh, li vorrei quasi toccare. Oh, andiamo. Oh, pensi che la mia vicina di casa ha un giardino proprio come il suo? Sembra di essere in un sogno. È veramente favoloso. Ammiri le mie creature. Oh, ma ha proprio un bellissimo giardino, tutto colorato. Grazie. E senti questi petali così delicati, veramente. Ma fa giardinaggio? Oh, sì, cara, ma sicuro. Ho fatto la giardiniera nella residenza dei Rockefeller. È duca di Rockefeller. Duca di Rockefeller? Oh, ma certo, cara. Per 10 lunghissimi anni è come se una tela di mone prendesse vita. Ma anche il suo giardino non è male. Ho notato solo questi steli che sono un po' flaccidi e penduli. Cosa? Fanno proprio schifo. Guardi per esempio questi come sono forti, robusti e che stanno su da soli praticamente. Anche se mancano di un certo colore a differenza di quelli. Oh, ma lei sa per caso la formula? Me lo potrebbe dire che sono molto preoccupata. No, cara, è un segreto della famiglia Doubtfire, non posso divulgarlo. Oh, ma non lo dirò a nessuno, glielo prometto, la prego. Non la sentirei proprio. Oh, la prego. Ma vedo che lei ne ha veramente bisogno. Estremamente. Allora, siccome hai penduli che fanno veramente cagare. Sì? Glielo dirò. Oh. E ne resterà molto stupita dal risultato. Oh. Bene, il primo ingrediente. 2 litri del buon tè inglese. 2 litri di tè inglese? Ecco, bene, 2 o 3 cucchiai da tavola di fondi di caffè. Fondi di caffè? Che la ricopiano poi. Sì, certo. Ed ora, l'ingrediente segreto. Quella che trasforma tutta la ricetta. Dai. Una bella spruzzata di cane. Spruzzata? L'acqua del cane, cara. L'urina, come la chiama? Pipì. Oh. È molto importante l'urina del cane. Ma del mio? Oh, cara, quello che le pare. Oh. È importante che io lo dia per i suoi piccoli. No. Invece no, sì, cara. Non gli darò mai una cosa del genere. Ma come pensa che vengano sulle piante? È la merda che fa da fertilizzante. Merda, pupù, cacca, le cambi come le pare. Ma ha bisogno pure del concime per far crescere i suoi bambini. Quindi cosa le cambia? Dai un po' di tè, un po' di caffè, una bella spruzzata di urina. È un tocca sana, senza esagerare. E quante volte gliela devo dare? Per ottenere l'effetto desiderato. 3 volte al giorno, cara. Questo sì. Per ottenere il massimo effetto. Okay. Tante gocce dorate, solo quello che ci vuole. Senta, come potrei mai recuperare l'urina del cane? Oh, beh, in genere preferisco la pipì di maschio rispetto a quella della femmina. Quando alza la zampa, lei ci infila sotto la tazzina. Con la femmina è molto più complesso perché ha bisogno della padella. E non le venga in mente di usare la pipì di gatto, Niente pipì di micia, cambierebbe tutta la formula. Ok, va bene. E vedrà che i suoi fiorinini cresceranno come la rugiada del mattino. Solo che non voglio farli sentire male. Oh, ma devi, cara, devi per e va bene, d'accordo, ma come faccio i miei sinceri auguri? La ringrazio infinitamente. Sarà il nostro piccolo segreto. Va parola bene. D'ordine? Crisantemo. Crisantemo, grazie. Oh, ma si figuri. Fanculo. Le auguro una buona giornata. Oh, ne sta arrivando uno proprio adesso. Mmm.